Allora, venite qua un secondo, dai, Nadia, dimmi un po' il tuo parere di questo maledetto percorso. Lo so, perché nessuno andrà sul posto in che stato. Va bene, dai, tanto siete arrivati, dai, ci vediamo dopo. Allora, la fila si allunga. Comunque, tutto sommato, sembra che siano contenti. Allora, io mi sono intervistato e ho detto che il percorso era abbastanza contento. Pertanto, dopo qualche annuncio, naturalmente, il servizio video, chi lo volesse vedere, si potrebbe portare a trovare sul computer su www.southpitch.it, per chi vorrebbe vedersi questa, diciamo, gara. A parte tutto questo, di fronte a noi, ripeto, dove c'è un ristoro, l'Avis sta mettendo in vendita con prezzi particolari, molto competitivi e agevolati, delle uova pasquali. Chi intende aderire lo può fare, e sono dietro le nostre spalle dove c'è il ristoro. Chiamati alla premiazione i primi 5 assoluti. Nella categoria femminile invece saranno 15 le donne chiamate sul palco, oppure di fianco al palco, visto che la stagione ci porta anche a non portarci troppo allo scoperto, ma penso che peggio di così non possa andare. Sono già 45 minuti circa ufficiosi in questo momento. Ormai ce l'abbiamo fatta. Ecco un'altra donna che arriva in questo momento. Gardellini, è andata bene, sono tutti contenti del percorso, cosa vuoi di più? Continuano ad arrivare, vediamo anche la piccola che sta arrivando in questo momento. Molto bene, brava Dana. Bravissima. Molto bene, anche Braga sta arrivando adesso. Anche la Valentina sta portando a termine la sua fatica. Vediamo che sta arrivando anche in questo momento il giovane Pietro Fortini. Eccolo qua! Visto di qualche uova di qualsiasi tipo e di qualsiasi peso si può rivolgere, dove uno si può anche in vicino ristorare. Ricordiamo che tra poco inizieremo le premiazioni
per togliere via, diciamo, questa gente da questo diluvio ormai arrivato, e sembrava si aprisse, ma invece sembra ancora insista. Per la foto, non so che si può. Campionato provinciale di corsa su strada. Pronto? Allora, la Franciosi Elisa, se ci fosse da qualche parte, abbiamo recuperato il suo pettorale che l'ha perso durante il percorso di gara. Perciò si verrà. Altrimenti il premio verrà messo a cestino. Allora continuano a arrivare. Allora, intanto chi avesse perso questo, lo può ritirare qui da me,
il veterano della Preziosi Elisa, io non so chi sia,